Ciao a tutti ragazzi, benvenuti con Mr. Gamer e Mrs. Gamer. Quest'oggi giocheremo a The Rake Hostel, ovvero non lo so, però bisogna cercare praticamente delle informazioni in questo gioco. E niente, ci sarà da scoprire insomma l'esistenza e la dimostrazione dell'esistenza dei dinosauri e delle farfalle atomiche. Non è vero, c'è un mostro che ci insegue. Iniziamo. Oddio, c'è una cucina. Ma stai ancora di Tupac che c'ha nel portachiavi? C'è un sole, una luce. No, veramente, guarda, questa è quella di Tupac che c'ha nelle chiavi, altro dire. Carcerati, fa con linea a giro, Dio sì, uso anche quello. Ma già si dorme. Corriamo. No, scherzo. Okay. Ricordato. Voglio! Scattino così a caso, che ho detto tipo risponde, ma tanto vince in casa. Vieni qua, vieni, non c'è nulla. Comunque non capisco come fa quella lucina così piccina a fare tutta questa luce. Sì. Cioè, davvero, c'è il buio se non c'è. C'è guarda, questa è... spengi? Cioè se è il buio completamente. La potenza di LED, nuova tecnologia del futuro. Sì, sì. Ma andiamo no, perché c'è la luce. Dove c'è la luce? Però dove c'è la luce solitamente. C'è la luce, solitamente c'è luce, quindi. C'è la luce ma non c'è niente. Sono delle falene. E poi muori. No, questa stata una picchia lì. Oddio! Che cazzo? Sudando freddo. Penso che non verrà mai più. Ecco il mostro. Che barili. Si è anche spostato. Se mi riporta a casa ci fa benzina. Quanto sono di peso qua, ci sono. A parte se siamo manco, si mi sa che sono un po' vuoti. Andiamo a testa più pubblici. Bagnetti pubblici. Abbastanza pulito. A parte due schizzi di merda qua. Aspetta, mi abbia dimostrato poi. Se inizio. Non ti piace. Oddio mio! Oddio mio, scappa! Ma fai stai così tranquillo, ma ci ho lasciato con tutti i peli e riccioli. Oddio. Vai! Spoileranno lì sopra il tavolo. Vai, poi basta. Abbastanza. Gira qua. Sì. I 10 più il sinistro, dai. Perché anche chiusa, torna chiusa.
No, non è la strada chiusa, c'è più strada ancora, si vede. Questo non mi va indietro. Capa forza, oh. Oddio, per abbracciami. Gioca a te. Non è un gioco questo, è una tortura. Non lo so che stai bene lì, te, fa cazzo. Non c'è uno schifetto in giro. Che cazzo è la prima adesso? No, ti prego. No, mi fico sul letto. No, devi correre con Charlie. E non devi stare lì fermo, devi muoverti, sennò ti piglio. Una fatta. Qui c'è la mia. Qui è stata chiusa, non c'è bisogno di andare nel corridoio che sicuramente c'è. Sto per apparire, non lo sento. Non appare, dai. Visto, non è apparso. Perché non stiamo nella giusta direzione. Bagni, dove c'è la squacca quella? Troppo guappetta, ragioni te, Abellina. Vai. Ma la sì. Sto guardando attentamente, lo sai. Vai. C'è niente, dai. Non c'è niente. Vai, cammina tranquillo. Non si fa che muore il sistema io. Vai. Fammi con i orecchi perché ci sono. Senti devorto. Ci sono arrivati già. Ma non lo so. Questa rotonda è un rettangolo infinito, ma non è una rotonda. Si univano qui da tavola da fondo. Qui sono andati sinistra. Ma è sposato un figliolo. L'ho visto. Guarda lì. Vediamo dai. Sono fatti figlioli. Fa la generazione. Adesso sì. Ci appoggiamo le spade dei samurai. Ma veramente nei doci, sai? Non c'è un cazzo. Ma chiude, sta la cattedra nel mezzo del vuoto, giustamente. Per fare l'esame. Per fare l'esame ai dormienti. Se cerchi di dormire di più, che russare più dalla nosa. Oppure è un bel boso. Però questa è armadi vinato, è la fine che la sera posso portare a casa anche se le fanno fare perché poi non tanto mai. Quindi di qua. Strada chiusa. E fa così. Che ci sappia perso. Sono morte. Cioè. Morte infinita. Qui anche questo non è chiuso. Cerca di contenermi quando appare quello stronzo, così posso camminare senza. Esatto, cammina e corri. Oddio, sta la terza, il treno perfetto appare sicuro qui. No. Sì. No. Ok, non ho perso. No, stanziale. Ah, vai. C'è un corridoio, questo corridoio va seguito. Il biliardo. Un tavolo a biliardo. Nel mezzo di una stanza ci giocavano. Però c'è le buse un tappate. Lì c'è il tavolo. Sì, non poteva fare la buona. C'è la 50 centesimi. No. Scappa sotto il tavolo a biliardo. Oddio, no, non mi prendere stavolta. Metti spelacchiati. Spare il fulbatto. Cioè, il dito del mouse è in cancrena per tenere la luce accesa. Quando ho finito ci vuole l'amputazione. Queste scatole rotte però sono tanta roba. Ma vai, ma corri. Sto correndo, soltanto che lui, cioè, si trascina, zoppia, non corri. Guarda, cammina praticamente. A parte c'è se corri fa più rumore, tu ci viene prima. Se corro cos'è? Questo V-Code? Sì.
due tavoli da biliardo. Biliardi. Biliardi sono due. Due biliardi. Due biliardi. Due miliardi. Due biliardi. Tre lardi. Lardi di biliardi. Tre lardi. Un bagliere e mezzo di un. Rompere con gli occhi. No, vedi no. Scappa, è vivo. È vivo, è vivo, si muove. È vivo. Dietro. Ma dove questo guardi indietro? Vai dritto! Povero, non lo so! Scappa! 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 Dove vai? Aspetta, che ho letto! Cazzo! Guarda che zero! Ho detto che non si può, non si può. Dai, non so piccare, corri, porca puttana. Qui c'è il biliardo, dai, a destra, sì, a sinistra. Dov'era? Sì, qui. Sinistra, sinistra, sinistra. Bellina. Andiamo al mar. Rasca. Ah, va bene, prima arma, ci si vede un mostrillone gigante, simile a Smog. A Smog. Aspetta che non riordino. Questa è la stanzina qua. Sì. Destra. Un cesso. No, due cessi. Oddio, non ti prego. Ho vinto, ma ho riportato allo spawn con i documenti. Tecnicamente ho vinto. Si è vinto nel cesso. Sapessi si è vinto. Si vede l'omino, si è tuffato nella tubatura del cesso perché si cava in mano. Guarda, tecnicamente si è vinto perché i documenti si sono presi. Lui ci ha portato lo spawn a caso perché ci ha beccato. Sì. E il gioco si è chiuso giustamente perché si è vinto. Si è vinto. Guarda, per me si è vinto, non ci gioco più io. Ci voglio giocare in te e ci gioco. No, sinceramente non. No. No, sono a posto così. Adesso convinciamoci, dai. Abbiamo finito il gioco inaspettatamente così. Smetti di fare la testa del Zuat, che la posso fare solo io quello. Ecco. E ora che ho i capelli più a posto, sono più concentrato. Si può finire qui, dai. Speriamo che il video vi sia piaciuto, che sia stato di vostro gradimento e vi abbia intrattenuto nella giusta maniera. Noi ci abbiamo rimesso un po' di anni della nostra vita, ma siamo felici di farlo. E anche poi se vi è piaciuto scrivetelo nei commenti qui sotto. Ci salutiamo. Ciao. Per tutto per oggi da Mr. Gamer e Mrs. Gamer. Direi che anche tu hai le tue abilità distrattive. Un altro. Dopo se ti stavi la gola tagliata dal momento a un altro. Se perdi non è colpa mia comunque. No.